spettacolo teatrale in scena, tuttora a Roma, dopo darò qualche dettaglio, adesso dico in generale, uno spettacolo teatrale che la cosa che mi ha colpito, mi ha anche un po' spiazzato, è che non solo affronta l'argomento della separazione e Ma dell'incomunicabilità in maniera, diciamo, deducibile dall'esistenza della vita umana, ma ne fa proprio oggetto. È proprio l'argomento principale intorno al quale si muove tutto. Tant'è vero che si intitola Il Muro, senti, non a prima di caso. Sì. vedere una clip che ci hai Sì. portato e poi di andare avanti con questo spettacolo, mi è rimasta una curiosità perché io ti ho visto la settimana scorsa e tu hai raccontato di questa vita insieme a tre donne. Ah, sì. Voglio capire come si comunica con tre donne. È difficile, no? Ma Una moglie e due figlie in questo caso. dipende dallo stato umorale delle tre donne, Torni sempre lì, mi sa. ovviamente. Io che quello è una nota dolente, nel senso che no, con le tre donne, con le donne in generale si comunica, a mio avviso, in maniera splendida. Io, tra l'altro, ho detto proprio esplicitamente che avevo pregato il Signore di essere circondato da donne nella mia vita, perché nella prima parte della mia vita ero circondato da maschi più grandi di me e quindi c'era un po' una conflittualità un po' forte. Il Signore mi ha accontentato, moglie e due figlie, e quindi no, io mi trovo benissimo perché la donna è aperta alla comunicazione in generale più dell'uomo. Direi proprio geneticamente, antropologicamente è più aperta alla comunicazione, quella che porta in grembo la vita e fino a prova contraria, quindi il canale di comunicazione lo porta già dentro di sé. E quindi se ci sintonizza in maniera giusta, comunicare con le donne è qualcosa di splendido. Poi è chiaro che ci sono aspetti umorali, ma lì è un altro discorso, basta mettersi un elmetto in testa e scappare di casa in quei Le casi. cuffie con Quindi, la musica alta. sì, oppure ecco, finta Senti, niente, sono finché è curiosa dello possibile. spettacolo che hai detto. No, Ci ecco, fai vedere sì, vi qualche. faccio prima fare vedere una cosa, vi dico un po', vi accenno brevemente perché vi lancerò, vedremo insieme una cosiddetta clip, come si dice in gergo, che non ha nessuna pretesa di spiegare lo spettacolo, perché io non riesco a creare delle clip didascaliche, nel senso che il teatro va sempre visto a teatro, è lì che va goduto e capito. Preparo di solito dei filmati che cercano, a mio modesto avviso, di invogliare ad andare a teatro, il cosiddetto montaggio delle emozioni, no? Una sorta di trailer emotivo dello spettacolo stesso. La storia è molto semplice, una coppia, lui e lei, che superano tre categorie di muri. Il primo muro che abbattono è quello del vincere la paura di amare, che di solito non ti fa mettere in gioco, di solito ti fa Che è un muro che avere, riguarda che tutti. riguarda tutti, il timore di consumarsi per l'altro, no? E quindi quello è il primo muro che abbattono e ci riescono splendidamente all'inizio. Poi c'è un altro muro fisico che si crea perché uno dei due, cioè lui, va in galera per una questione di mazzette, di corruzione e quindi si crea una separazione fisica tra i due che devono superare. Lei gli rimane accanto. E anche agli arresti domiciliari, è lei che prende le redini della questione, della quotidianità, però a quel punto si erge un altro muro, forse ancora più duro da scavalcare, che è quello dell'incomunicabilità fra di loro basato sulle menzogne che ci sono state nel loro rapporto, soprattutto da parte di lui, su quelle verità nascoste. E lì la fatica è tanta, però alla fine restano insieme, quindi c'è questa nota comunque estremamente positiva. Questo è un po' a grandi linee. Adesso, se siete Le d'accordo, emozioni. viviamoci, facciamo questo tuffo in 2 minuti e 15 di emozioni e poi incontriamo lì sul divano rosso una delle protagoniste di questo spettacolo, Eleonora Ivone. Perfetto. Solo un muro di mattoni rotti che sta per crollare. Non crollerai. Corro lungo il fiume, come quando correvamo insieme. Corro sul posto in 4 metri quadri. Ci aspetta ancora tanta strada e correremo insieme per tanto tempo. Ma non correremo più insieme. Anche se dovessi uscire, sarà come se fossi ancora qua. Perché ormai l'ho capito. La galera non è stare dentro, è avercela dentro. Non sono quello di prima. Correre sul posto in una cella non ha senso. Sei tornato, non sei contento? Non è possibile. Aspettavo d'essere abbracciata. Mi hanno cambiato. Io ho bisogno di te. Ci sono migliaia di persone che potresti amare più di me. Migliaia di persone che potresti amare più di me. Che se lo meritano più di me. E che se lo meritano. Me l'hai detto tu che ci sono milioni di persone migliori di te. Me l'hai detto tu di incontrarle. Ehi tu.
io sono sola. Io non voglio diventare vecchio da solo. Uniti forse restiamo in piedi. Divisi cadiamo. Io mi sento colpevole. Non lo sento. E se fossi colpevole? Basta. Basta, basta. Non basta. Perché vi sentite? Perché non me l'hai detto? Mettermi le mani addosso. Sei stata con lui. Sarebbe l'ultima cosa che fai. Sei stata con lui. Se vuoi me devi mollare loro. Sono un vigliacco. Ci sono tante cose che tu non hai detto a me. Nessuno può vedere quello che succede dentro. Un muro può imprigionare, ma può anche difendere. Dipende dai punti di vista. All in all, you're just another brick in the wall. E questa era la clip emotiva sul muro che, diciamo, ecco, grazie Eleonora per essere qua con noi innanzitutto. Grazie a voi di averci ospitati. E do qualche indicazione che non ho dato prima sullo spettacolo, sì, che è in scena al Teatro Lo Spazio di Roma fino al 10 febbraio, sì, ma in realtà aveva debuttato, se non vado errato, il 18 gennaio a Rebibbia. A Rebibbia, sì. E la scelta non era ovviamente casuale, no, di assolutamente, portare questo tema dell'incomunicabilità, della separazione in un luogo dove i muri sono fisicamente fortissimi. Fortissimi. Sì, sì, allora, io volevo partire con una domanda ben precisa, sì, cioè innanzitutto quali muri hai dovuto abbattere per la preparazione di questo testo, di questo personaggio, anche nel rapporto con l'attore che è coprotagonista insieme a te, che è Ettore Bassi? Ettore Bassi, le, sì, difficoltà maggiori che hai incontrato, insomma. Beh, diciamo che mi ritengo molto fortunata, ho avuto e ho un compagno di lavoro estremamente generoso e ci siamo trovati immediatamente compatibili. Ci conosciamo da tanti anni ma non avevamo mai lavorato insieme e un pochino quella sintonia che si crea umana tra due persone che poi si ritrovano a condividere sentimenti e emozioni anche non conoscendoci. Nonostante quello che diceva prima Gennaro Ferrara, vi capivate al volo? Assolutamente sì. Infatti più volte lo dico perché è una cosa che mi fa molta tenerezza anche. Più volte all'inizio quando cominciavamo a provare a fare le letture con Angelo, sì, Angelo Longoni, drammaturgo e regista, esatto, di questo spettacolo. Assolutamente. Ci siamo detti ma noi non abbiamo mai lavorato insieme. No, però avevamo come la sensazione che ci fosse quella... Un background, sì, già alle vostre spalle. Un vissuto di qualcosa. Però la difficoltà maggiore non me l'hai detta. No, questa. E adesso ci arrivavi. Ah, ecco, ci arrivavi, bene. La difficoltà maggiore è stata quella di trovare all'interno di questa storia dove c'è un continuo altalenarsi di sentimenti e emozioni, perché si parte da quando loro si conoscono e quindi c'è sempre una fase più brillante dove, ecco, come hai detto tu, il muro da abbattere è quello iniziale, no? Tra due persone che fisicamente, esattamente, di esporsi, e quella invece della conoscenza profonda di un rapporto d'amore solido. Poi ci sono dei grandi salti temporali all'interno dello spettacolo, nel senso non viene sviluppato in maniera diacronica, no, cioè è tutto basato sul flashback, esatto, per cui si va avanti, si torna indietro. Esattamente, si passa continuamente dallo stato di due persone che si guardano negli occhi per la prima volta e poi continuamente dallo stare in prigione allo stare in casa, all'uscire dalla prigione, a creare il muro dentro la propria casa. Quindi questa difficoltà di salti proprio temporali nella storia può aver creato, era la difficoltà da superare. Beh sì, assolutamente, anche perché poi nonostante ci fosse questa sintonia si doveva creare anche una sorta, certo, di muro tra di noi, no? Giustamente, perché... appositamente. Esattamente. No? Senti, la tua ultima battuta, se non sbaglio, da personaggio è: un muro non è sempre una cosa negativa, un muro può imprigionare ma può anche difendere. Assolutamente. Quando un muro ti ha imprigionato e quando ti ha difeso invece? Beh, un muro che mi ha imprigionato sicuramente un po' per tutti, credo, certo, però, è quello dell'adolescenza, quello del passare dall'essere una figlia a essere poi una personcina, una donna e poi a fare delle scelte rispetto alla società, no? E questo forse è un muro importante, da abbattere quando si cresce.
e un po' la società te ne crea continuamente, no? Sì, continuamente, nella fase di crescita, poi quando diventi moglie, quando diventi madre. Invece sembrerà banale, ma sicuramente il muro che mi difende di più sono i muri della mia casa, certo, quelli che ho creato insieme ad Angelo Longoni, mio marito, con cui siamo sposati da 20 anni quest'anno. Complimenti. E abbiamo 3 figlie, quindi... Ecco, appunto, di cui un adolescente. Sì, vero? Longoni è, come dire... Quindi anche lui è nella mia stessa situazione, anche peggio, insomma. Questo ridevi prima quando parlavamo. Lui ha una moglie, 3 figlie, una madre e un cane femmina, per cui... Non so se fargli complimenti oppure dargli una pacca, no, sulla spalla. No, ma io dico sempre che è un piccolo pasciallo. È un principe, insomma. Assolutamente, il principe di casa. Senti, sicuramente io so che i tuoi esordi dal punto di vista professionale sono stati come modella, no? Sì. Anche in quel campo ci sono state dei cliché, dei luoghi comuni, per non dire dei muri che hai dovuto abbattere, contro i quali hai dovuto combattere io anche. Diciamo che un po' i muri che io mi trovo poi li abbatto un po' da sola, no? Come tutti gli ambienti di lavoro, credo, quello da modella, da attrice, insomma, hanno le loro difficoltà. Quando ho iniziato a fare la modella, dopo un po' ho capito che... Le mura ti stavano strette. Molto. L'incomunicabilità che si creava tra l'esteriorità e i contenuti era troppo grande per me. Per cui... Cioè, nel senso che contava moltissimo, sì, il troppo, dettaglio estetico troppo, rispetto... Troppo. Per me era troppo faticoso. Non ce la facevo. Era una grande frustrazione, anche perché... per fare quel mestiere devi essere fortissima e quindi io stimo... In che senso bisogna essere fortissimi? Bisogna essere fortissimi, molto resistenti, perché è un lavoro dove devi avere una meticolosità e una cura altissima del corpo, del viso. È una cosa... Cioè, quello che abbiamo visto nel film Il Diavolo Veste Prada, alcune cose che possono sembrare esagerate in realtà sono anche vere. Cioè, quel centimetro in più, ad esempio... Quel dettaglio fisico che è cambiato. Non so perché io ero sempre grassa, ero sempre bassa. Quindi dopo un po' che andavo a fare questi provini mi sentivo proprio male, perché tornavo a casa sempre con la testina bassa. E allora ho detto, vabbè, no, forse meglio imparare a saper dire qualcosa, che forse mi diverto anche, certo, di più, insomma. Senti, invece, ispirandoci e tornando allo spettacolo Il Muro, sì, che ricordo in scena al Teatro Lo Spazio fino al 10 febbraio, sì, lo dico, tra l'altro, ecco, devo ricordare che le musiche, ovviamente si è capito subito dal filmato che abbiamo fatto vedere, che c'è il titolo, fa riferimento anche dal punto di vista estetica. All'undicesimo album dei Pink Floyd, uscito nel 1979, che si chiama The Wall. Che tutti conosciamo. Esatto, almeno. Nel 1982 poi hanno fatto il film. Assolutamente. E siamo accompagnati da questo gruppo meraviglioso, che si chiama i Sound Eclipse, che saluto. Sono 5 musicisti, Stefano Cacace il cantante, Emiliano Zanni alle tastiere, Andrea Gates al basso, Marco Zanni alla chitarra elettrica, Emanuele Puzzilli alla batteria. Hai fatto bene a ricordarli tutti, perché sono, sì, musiche eseguite dal vivo e vale veramente la pena.